Salve a tutti carissimi amici scacchisti e bentornati in Dynamic Chess. Per la rubrica dalla teoria alla pratica, ragazzi, siamo arrivati al capolinea dell'Easter Chess 2022. Torneo straordinario di altissimo livello, dove io su 6 partite giocate fino adesso avevo ottenuto solo 2 punti. Fino adesso il peggior torneo che avevo mai giocato. E questa partita ne valeva il mio onore, perché stavo perdendo anche 5 punti Elo. Quindi con una sconfitta non solo avrei chiuso il peggior risultato di sempre, ma avrei perso anche 15 punti Elo. Invece con una vittoria quantomeno avrei chiuso a più 5, visto che avrei guadagnato 10 punti. Conoscevo un po' il mio avversario. Aveva un Elo di 1895, sapevo che giocava la difesa francese, ma in particolare sapevamo entrambi che eravamo giocatori del gambetto siciliano. Quindi un po' magari mi aspettavo che lui potesse sapere che ero un giocatore del gambetto francese. Tuttavia, ho deciso di giocarlo comunque. Se vi siete persi, ragazzi, le partite precedenti, come sempre ve le lascio in suggerimento, rimediate immediatamente. E se non l'avete ancora fatto, date un mega supporto al mio canale, basta cliccare qui sotto sul pulsantino iscriviti. Detto ciò, ragazzi, iniziamo l'analisi di questa miniatura. Con i bianchi apro con E4, E6, cavallo F3, D5, E5, C5, B4. Il mio gambetto francese che ho fatto un video anche, ragazzi, per la rubrica I segreti delle aperture, facendo una illustrazione di tutte le idee e le varianti possibili. Lui qui mi fa un sorriso e appunto mi dice I knew it, me lo aspettavo. E dopo la presa in B4, quando gli gioco D4, me ne fa un altro di sorriso dicendo ah, that one. Tipo, non se l'aspettava. Effettivamente mi ha detto poi che si era preparato sulla principale A3, dove il nero può spingere in D4. Invece, appunto, io non gioco A3 per evitare questa linea, ma preferisco spingere in D4 immediatamente. Lui ci pensa un po', va per la principale cavallo C6, A3, presa in A3, C3, e qui gioca, secondo me, quella che è la migliore, A6. Secondo la teoria non è la principale, però secondo me è quella più fastidiosa perché prepara un'immediata spinta in B5. E qui, nei miei video per abbonati, ragazzi, che sapete, ho fatto una serie lunghissima sul gambetto francese, con meno di un euro al mese potete studiare questa apertura in maniera super approfondita, dico che non conviene, secondo me, giocare prima alfiere D3 permettendo B5, ma conviene giocare prima cavallo per A3, impedendo B5, perché questa torre, e questo sarà un tema principale di questa partita, inchioda questo pedone perché attacca quest'altra torre a raggi X. Lui qua, non sapendo cosa fare, non prepara la spinta B5, che invece è il tema principale della spinta 6. Bisogna giocare una mossa come alfiere D7, difendendo la torre e permettendo B5, o magari cavallo A5, minacciando idee come cavallo C4, donna C7. Invece lui gioca F6, cambia piano. Questo è un altro piano tipico del nero contro il gambetto francese, ma non è in linea con A6. Ah sì, a questo punto è stata una perdita di tempo. E lui non si sta sviluppando, non sta portando i pezzi in gioco. E soprattutto si è indebolito su questa diagonale, dove potrebbero esserci delle problematiche. Ricordate sempre la diagonale critica, ne ho parlato nel mio video, dei 5 errori da non fare in apertura. Io qui sviluppo i pezzi tranquillamente, l'alfiere va in D3. E qui lui continua a fare pressione su E5. A questo punto io non conoscevo questa posizione specifica, ma conoscevo più o meno il pattern. Sapevo che il sacrificio di quel pedone in E5 era abbastanza tematico, soprattutto quando il nero si è indebolito su questa diagonale ed è in ritardo di sviluppo. Quindi ci penso un po', controllo che tutto potesse funzionare e alla fine decido di arroccare. Lui mi ha dichiarato nel dopo partita che gli è sfuggita una mossa fortissima che avevo a disposizione, e che consisteva appunto in cavallo B5. Cavallo B5 è una mossa molto tematica, perché appunto questa torre attacca quest'altra torre e adesso il cavallo in B5 attacca anche la donna. Quindi che fa? Accetta il pedone. Invece bisognava assolutamente, ragazzi, evitare la presa Qd5. Una mossa come torre B8 per togliersi da questa inchiodatura e preparare la spinta B5 sarebbe stata assolutamente più saggia. Invece prende, e dopo la mia presa ancora una volta avrebbe fatto in tempo a tornare in partita con torre B8, dove comunque, ragazzi, il bianco è nettissimo vantaggio di sviluppo, attivate dei pezzi, quindi è da considerarsi in vantaggio. Ma invece lui accetta il pedone. Accettando questo pedone, praticamente perde la partita immediatamente. Ora io commetto una piccola imprecisione e me ne rendo conto immediatamente dopo aver mosso, perché io qua ho mosso lampo in quanto ci avevo già pensato a tutta questa posizione quando ho arroccato. E gioco alfiere F4,
In realtà, siccome su alfiere F4 esiste una piccola linea difensiva, che comunque lasciano il bianco in una posizione nettamente superiore, ovvero alfiere per A3, era meglio giocare prima cavallo B5. E mi è venuto subito dopo in mente, ma che stupido sono stato, perché io ho permesso alfiere per A3 quando potevo giocare subito cavallo B5? E a questo punto la donna è legata alla difesa di questo cavallo. Quindi o si cambia qui in F3 prima con scacco, donna per F3 e poi si torna indietro, ma si permette anche una donna H5, scacco, su G6 c'è un bellissimo donna E5, con attacco alla torre e sul punto C7, ma anche altre mosse diciamo che non è che funzionano molto, ragazzi, cioè sposti il re perdi la partita, quindi partita persa. Ho pensato anche a un donna B8, ma adesso alfiere F4 attacca questo cavallo e diciamo che il nero non è che possa difendersi realmente, eh. Prendere qui in B5, posso prendere qui in E5 attaccando la donna. Non si può giocare alfiere D6 perché cade la torre deviando la donna dal controllo di questo alfiere, quindi bisognerebbe prendere prima la torre e dopo donna per la donna non a case, l'unica alfiere D6 ma cade poi G7, si perde comunque la torre. Quindi capite bene che cavallo B5 sarebbe stata molto più devastante subito. Invece gioco alfiere F4 pentendomi subito dopo, ma incredibilmente lui ancora qui non si è accorto che cavallo B5 era una minaccia e quindi non gioca alfiere per A3, che sarebbe stata la difesa migliore. E qui devo stare attento. Devo stare attento perché non posso giocare alfiere per, perché semplicemente torna indietro. E il bianco sta ancora meglio, ma la posizione è reggibile. Adesso la donna difende il pedone G7, eh. Ma avrei dovuto giocare cavallo per E5. Adesso alfiere in D6, ma adesso ho donna H5 scacco. Non si può giocare G6 perché prendo, e poi prendo la torre con scacco. E doveva giocare re F8, e a questo punto diciamo che ero soddisfatto, io avevo calcolato fino a qui e ho detto sicuramente qualcosa c'è, una volta che perde l'arrocco posso anche giocare un donna F3 che attacca il re raggi X con eventuale scoperta con scacco, ma cavallo G6 era molto più forte, H per G6, c'è alfiere per D6 con scacco, donna per D6 e guadagnavo la qualità. Quindi diciamo che andava benissimo. Lui però non prende in A3, decide di prendere in F3, questo è ancora peggio, dopo donna per F3, adesso si rende conto che non può giocare alfiere D6 perché c'è cavallo B5 che guadagna un pezzo, e decide di spostare la donna in F7. Ma la partita ormai è compromessa, cavallo B5 da parte mia che attacca il doppio, sposta il re in D8 perdendo l'arrocco, ragazzi, ma con un centro così aperto hai praticamente alzato bandiera bianca, io sposto la donna dall'inchiodatura di questo alfiere, quindi adesso posso anche minacciare mosse come donna C7, donna B6. Lui gioca alfiere in E7, ho pensato a donna B6, ma dopo re A8 effettivamente sì, ho il doppio qui in C7, però c'è anche questo attacco sul mio alfiere, no? Quindi non volevo assolutamente, magari avrei potuto giocare un alfiere D6, e la cosa bella è che avevo visto che nel caso non ci fosse stato questo cavallo, ad esempio qui un cavallo per E6, non so, qualche minaccia di qualche tipo di matto. Tuttavia, donna B6 non mi piaceva. Ho giocato invece cavallo C7, attaccando la torre. E la torre adesso, ragazzi, non è che può realmente spostarsi. Cioè, dove va? Dove deve andare? Qui forse la migliore è alfiere C5, deviando la mia donna dalla difesa di questo alfiere. Ma io prendo e prende, ma penso che perde semplicemente la torre. E non c'è compenso. Invece lui salva la torre qui in A7, tra l'altro. Era meglio a questo punto in B8. B8 avrei già dato una B6. Perché adesso minaccio la scoperta con la presa di questa torre. E se donna per F4 non si può giocare perché c'è cavallo per E6. Con scacco sia di cavallo che di donna. Quindi perde la donna. Di conseguenza donna B6 avrebbe vinto subito. E lui gioca torre A7. E dopo la mia semplice alfiere G3 abbandona. Qualcuno dovrebbe dire perché non donna B6, perché tanto dopo il re in D7 questo alfiere è sotto attacco, la migliore comunque è alfiere G3, e ripeto, dopo alfiere G3 lui abbandona, non può salvare la torre, ragazzi, re al centro, partita strapersa. Bene ragazzi, una partita che finalmente ho vinto giocando bene, non commettendo neanche un errore se non la piccola imprecisione del alfiere F4. Soddisfatto. Ho guadagnato 5 puntiello, quindi il torneo, ragazzi, ho chiuso in 18esima posizione. Partivo 23esimo, quindi è andato meglio delle aspettative statistiche.
E noi ci sentiamo qua, ragazzi. Grazie a tutti quanti per avermi supportato, per aver seguito tutto il torneo insieme a me. Ricominciamo con le classiche rubriche. Probabilmente farò un bellissimo sondaggio per chiedervi cosa volete che porti. E noi ci diamo appuntamento alla prossima. Ciao!